andavo in modo pessimo in matematica a scuola. Ho rifatto un sacco di volte, cioè un sacco di volte ho rischiato anche di prendere il, come si chiama, il debito, però non l'ho mai preso alla fine, mi hanno sempre dato l'aiuto. Ma mi piace, cioè, mi piacciono le cose che non capisco fino in fondo, quindi magari anche per quello, nel senso, non capendo fino in fondo, sì, cioè i conti, le linee, la geometria, gli incastri, tutte queste cose qua, sì, mi affascinano, però non le capisco fino in fondo, quindi può essere interessante quello. Oddio, vediamo. Va bene. Vorrebbe qualcuno che fa la voce di Cristian fuori campo per... No, allora, Matrioska proprio no, è cominciato da una casualità, in realtà. Ho visto due persone uguali, molto simili, che non si conoscevano vicino, che erano Tommaso, che poi ha interpretato effettivamente Noah, e Tommaso Simonetta, che poi ha interpretato effettivamente Savick. E lì mi era nata tutta una questione. No, sì, effettivamente c'era anche una parte di sogno, nel senso, guardando loro mi era nata tutta una questione in cui mi sarebbe piaciuto realizzare qualcosa in cui tutti i protagonisti fossero simili. Per fisicità. Dopodiché invece mi si è unita e mi si è creata l'idea perché io avevo fatto questo sogno in cui sognavo di fare il cortometraggio giusto per la fine dell'anno che si sarebbe chiamato Matrioska, ma di cui non ricordavo la trama. Quando mi è venuta in mente questa cosa delle personaggi simili delle marionette, della Matrioska che è una bambola, unì le due cose, semplicemente saltò fuori il resto della trama pian piano. Cioè partì con un mood generico, diciamo, come spesso mi succede. E poi ho tirato fuori i dettagli, praticamente, dove volevo inserire questo mood. Io sono inquadrato. Metti molta ansia. Metti la velocità allora. È solo quello che mi spostare, solo spostare quello è stato difficile. No, ma voi non l'avete visto quando era prima. Già, che si fa qua? lavorare per il signor Landi, che gran gioia. Sapevo subito che Viola mi avrebbe coinvolto come operatore perché io, lei e Tommaso abbiamo lavorato un sacco insieme, prima di Matrioska, durante Matrioska e anche dopo Matrioska, e sono diventato il suo operatore di fiducia, quindi sapevo che mi avrebbe chiamato. Sì, lei mi ha coinvolto appunto perché fortunatamente lei si fida di me. Sin dal momento in cui stendeva lo storyboard me lo faceva vedere, mi chiedeva se secondo me questo tipo di inquadratura andava bene per raccontare questo determinato momento, mi chiedeva appunto consigli perché sa che a me piace molto il lato tecnico del raccontare, del punto del cinema, del girare qualsiasi cosa, e quindi si è affidata a me abbastanza da questo punto di vista e l'ho aiutata con piacere. Va bene, ha tipo sciolte da sul collo? Sì. Ok, va bene. Cioè, qualcosa che lo riempie qua. Scusa, ma questo lì come lo vedi? Non è molto più bello? Che c'è? No, è molto carino, però nel senso che non ti copre la parte. Cioè, sono molto moderni questi pantaloni. Ok, andiamo via uno, intanto. Hai visto l'altro, Simone? No, però no. Andiamo via uno. Noah è ovviamente il protagonista della vicenda, dico una banalità, ma è un personaggio che io ho seguito ovviamente tutta la scrittura di questo progetto, dall'inizio alla prima idea, alla sua evoluzione, quindi, e dall'inizio io sapevo che sarei stato Noah,
perché addirittura l'idea è partita da, per come è abituata Viola a lavorare, da lei è abituata a fare così, no? Si prende un'immagine, un volto, un colore e parte da quello, ci costruisce intorno una storia, poi la storia può cambiare, ma quello che rimane fermo è quello. Purtroppo, per fortuna, non lo so, una delle immagini di partenza è stata questa faccia. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they will like this song? Mother, shall I run for president? Mother, shall I brush with Mentadent? Io ho detto un personaggio che non mi stava simpaticissimo, perché è un personaggio che all'interno di questo mondo fantastico in cui tutte le marionette hanno un ruolo preciso e hanno un carattere preciso, no, è un po' quello che è il punto di vista dello spettatore. Quindi per me come attore, prestatomi a interpretare Noah dice le battute e fa le domande e si muove nel modo in cui è lo spettatore che si muove in questo nuovo universo, no? Viola, non ci vedo un cazzo, sei bassa. Non vai a cagare, è un pochino più stretta. Più stretta? Oh figa, sì. Ma calcola sempre le bande. No, più di così non te la faccio. No, così può andare bene. Cioè, girati, dov'è il tuo collo? Io? Sì. Giro qua. Girati. Perché che so, giro il collo. Non ha il collo. Non ha il collo. Sì. Ora sì. Quella è la serratura. Sì, lì vabbè, c'era la serratura e nulla, cioè entra la manina. Ok. Quelle dalle candele dietro. Accendi tutto. Che sono le candele? Sarà piena di candele. Possiamo far sentire di più la lama. Accendi tutto quello che c'è da accendere. Accendo. Lo avanzo? Sì, un pochino sì. Senza quello che c'è da prendere. Poi stendiamo un po' ciò che vuol dire. Non funziona internet. Ho tolto le senza internet. Non devo anche lavorare. Sono venuti fuori in maniera curiosa in realtà, perché io all'inizio volevo una troupe leggera, con l'intenzione di avere una troupe che lavorava velocemente, quindi prendere i miei amici, persone di cui mi fidavo, di fare il gruppo classico di lavoro a cui siamo abituati. In realtà poi, escluse le comparse, eravamo 32 persone a lavorare su Matrioska, quindi un sacco di gente. Lo collega per l'elettricità, ti piace questo? Sì, 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 però è solo che devo girare le comparse, cioè oggi, domani va benissimo, nel senso che ci metti lì col carrellino. Ok. Ci attacchiamo alla corrente, però oggi che devo girare e ho tutto addosso, o mi trovate una... Gli elementi più importanti sono effettivamente persone che mi hanno seguito nel corso dei 3 anni, persone che ci tenevo a avere con me questa esperienza, che era comunque la mia prima esperienza da regista. No. Come sta andando via l'intervista io? Non ho iniziato. Resta un po' in tempi, sai, per regia? No. Ora non lo so. Ma di chi è la regia di questo corto? Non lo so, mi sembra sua. Cosa? Regista, cosa succede adesso? Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. Questo problema. Sì.
Se volete, avete bisogno di ripresa e stabilità, scegliete Steadicam. Soprattutto nella condizione economica italiana. Vorrei, così, tra le quali il fatto di essere magari un po' svampita, un po' per aria, dice cose anche intelligenti ma nel momento sbagliato e quindi magari non viene presa completamente sul serio, ed è una cosa che ho riscontrato in questi anni anche a me, il fatto che magari non sono la persona più opportuna, non dico sempre la cosa giusta, però è un difetto che ho in comune con la Marinetta e che mi ha aiutato a relazionarmi con la Marinetta. No, questo è. 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 No, Silenzio! Motore? Partito! 2.6 prima! Azione! Ehi! Non parli? No, ragazzi, la rifacciamo un'altra volta. Ok, esatto. Sì, occhio a non andare sulla serratura prima, cioè, tu sei subito sulla serratura, di solito la guardavi invece sotto, prima che okay, tu non parli. No. Okay. Ok. Motore, ci siete? Qua. Sì, ci siamo. Va bene questo? Sì, tu devi tiltare il pannello. Motore! Ok. Partito. La realtà delle cose è che io sono una persona che crede tantissimo nell'assorbire effettivamente tutto quello che sì. sia intorno e nel gruppo di persone. È chiaro che in base al gruppo in cui sei, il gruppo con cui lavori, il gruppo di persone con cui vivi tutti i giorni, cambia anche quello che fai tu, quello che percepisci, quello che vivi. Quindi ovviamente quello che avevo intorno influenza il modo che ho di scrivere, influenza il tipo di idee che faccio. Se fossi stata circondata da un gruppo di persone che ascoltano heavy metal e guardano solo i film del Natale, probabilmente Matrioska avrebbe avuto una piega differente, pur magari mantenendo io lo stesso tipo di passioni, lo stesso tipo di idee. È che comunque credo tanto nel fatto che i consigli, l'assorbire, l'osservare anche le persone che ti sono intorno e quindi portare in scrittura magari tipi di rapporti che vivi tutti i giorni, cioè sia comunque fondamentale. Non so se sia una rappresentazione esattamente matrioska di quello che vivevo, in realtà penso che sia un agglomerato di cose di varie fasi della mia vita, magari di cui sicuramente la più importante nel momento in cui scrivevo era quella che stavo vivendo. Fantabulous night for a moon dance. La 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 la. Imagining seems to whisper and hush. Sistemarti il perneo?
Regista, cosa succede adesso? Allora, adesso c'è sì? Un panda lì seduto panda che mangia sta, gelato. Panda il panda è lì. Mangia il gelato? Sì. E cosa guarda il panda? Guarda il gelato. Io sono in campo, il gelato. Sì, tu sei in sei dentro il gelato. Devo microfonarlo. Sì. Ok. Allora mi devo rimettere... Allora ragazzi, mille sul gelato. Gli faccio... Questo è un momento vero. Sembra che sto cucinando dei fiori vicini, sto cucinando la schiena. Degli diranno. Esatto, momenti tra Vietnam e Tim Burton vecchio stile. Una parte cazzata è stile o senti? No. Va? Sì. Ho solo. Come? Se ci vuole troppo tempo, farò quello che vuole. A far cosa? Quanto tempo quello? Sì. Siamo due personaggi un po' diversi, non sono proprio, sì, ho qualche insicurezza, però non, cioè sono una persona molto decisa, non vado in panico se devo fare delle scelte, a differenza del mio personaggio che invece è proprio quello, va in panico facilmente. Sì, in realtà l'ho usato un po', mi sono immaginata come quando ero piccola e facevo i giochi, facevo finta di essere dei personaggi, ho pensato di farlo nello stesso modo perché magari o mi vergognavo, andavo nel panico, pensavo la gente mi sta guardando, magari sembro una stupida, invece alla fine ho pensato di fare come quando da bambina mi mettevo a giocare normalmente, mi inventavo un personaggio e ho fatto la stessa cosa. Guarda, di riferimenti precisi non, diciamo, non ne ho trovati. Non ne ho trovati. Diciamo, è molto da fare nel mio sacco. Io ho una parte un po', diciamo, aggressiva, se vuoi, comunque più impulsiva, più egocentrica. Perfetto, quindi hai lavorato anche proprio su te, diciamo, innanzitutto. Sì, sì, diciamo che... Diciamo che non mi esce difficile come. Cioè trovare quella corda lì, ecco. Ti darà sempre ragione. Lei invece è viva, è piena di difetti, ma unica. Se sei il meraviglio artista, quale delle due puoi gestire? Il tempo passa. Deve dare aspetta. Limiti. Oh. Viola! Mi si chiama lì? Fuori. Fai un piccolo passo indietro. Piccolo. Dentro. Fuori. Un attimo. Campo. Siete qui riuniti al cospetto del magnifico re di questo posto. Me. Il nome è... Chi sei tu? Sono Noah. Marionettista. Il marionettista? E di chi? Dove sono le tue marionette? Siete voi le mie marionette. Io non sono una marionetta. A 78,6% durante la fase di preproduzione di Matrioska, Viola ha iniziato a interessarsi alle mie amicizie. Ha iniziato piano piano a scoprire le mie amicizie maschili e mi ha rubato piano piano tutti gli amici e li ha portati sul set. Infatti Tommaso Simonetta l'ha visto in una delle uscite che abbiamo fatto tutti insieme in gruppo, dove gliel'ho fatto conoscere, me l'ha rubato, me l'ha portato sul set, l'ha fatto diventare attore coprotagonista, lui che non aveva mai recitato in vita sua. Anche Mattia Migliarino, che recita nel suo cortometraggio, non ha mai recitato in vita sua, Viola l'ha preso e l'ha portato sul set. Quindi anche da questo punto di vista, diciamo che l'ho aiutata nel casting dei suoi attori, che poi lei ha formato e li ha valorizzati al meglio, e alla fine il pubblico si stupisce quando sente dire che questi ragazzi non sono attori che hanno studiato, ma effettivamente sono delle persone normali che Viola ha trasformato. Lui esce, sei bloccato dentro e una volta sorridi, sei comunque tutta una guarda buona, ma succede una cosa e tu guardi di fronte a me, rilascio, fallo fargli andare. Vediamo che succede. Yvonne, tu invece sarai...
sembra. Poi... certo, se sembra un po'. Allora, questo non lo diciamo. Sono scelti così umani. Guardo direttamente lì. Sì, dai, perfetto. Sì, taglio lo guardo. Io guardo, guardo loro. Sì. Okay. Io guardo loro invece. Guardali. Siete così umani. Eppure, vi potete spegnere e accendere. Zac! E un altro giro di giostra. Io non voglio essere spento. Perché non vuoi dimenticare? Sai? No, allora. E sai perché? Non voglio dimenticare, sai cosa vorrei io? Non essere dimenticato. Ah, giusto. Finché ce ne sarà anche solo uno spettatore. Certo, certo. Okay. E sai cosa vorrei io? Dunque. Io non voglio essere spento. Con manico, No, è proprio. Io non voglio essere spento. Cioè, non sei d'accordo con questa cosa. Pregi? Per i pregi e i difetti. E sai perché? Cioè, sai perché? Per i pregi e i difetti, Sabrina. Io non li vorrei tenere perché sono più bello senza occhiali. Ma tu no. Ti fai vedere senza occhiali come stai? Rimetti. Rimanire, cose varie. Mai due storie uguali. E sai perché? Per i vostri pregi e i vostri difetti. Un segreto della scenografia? Faccio, no, no. Così. Ah, sì, qui dentro? Il segreto più grosso della scenografia è questa pallina che viene dal corto Outpost della Raffa. La Raffa l'aveva data a Viola con l'obbligo di metterla all'interno della sua scenografia. E quindi, per continuare questa tradizione, Viola darà questo a Luca, il nostro insostituibile attrezzista. E lui dovrà metterlo nella sua scenografia. Che, cioè, la bellezza di questa scenografia è tutta in merito di Luca. No, questo non è vero. Questo non è del tutto vero, mi ha molto aiutato. Non ce l'avremmo fatta senza di lui, ma non è tutto merito suo. È merito di entrambi. Ok? Entrambi. Alla fine dei 3 anni di scuola ti rendi conto che ognuno ha magari una sua storia, un suo modo di raccontarla e ben venga che lo dica, nel senso. Poi al massimo dopo riceverai delle critiche, costruttive o non, riceverai dei complimenti, riceverai degli stimoli e questa è una cosa che l'ITM sicuramente mi ha insegnato. A credere più in me stessa è difficile perché è sempre difficile credere in se stessi, no? Di solito almeno le persone faticano a credere in loro stesse, però a non avere paura di dire quello che pensavo, di provare a fare, testardirmi magari a fare qualcosa che, a cui tenevo, quello sì, qualcosa a cui tenessi, credo che sì, quello sì, io che dicevo di essere brava in italiano. Sei stanco qua. Mi dici se vi iscrivete poi una volta che siete in cima con l'inquadratura fatta. Una sanitale. Vai, io sto all'inchiavardamento. Puoi gestire anche la panna se vuoi. Perché qua vedo un cazzo di niente? Vuoi il telefono? Popopero che scritta anche sotto il tuo WhatsApp. È vero. Tuo account. Cazzo buono. Sì. Pesca? Ciao proprio. Chi ci ha fatto? Ti smette di sopportare prima? Però non mi ricordo. Non ti sopporto! No. No. Italiani. No.
Attenzione che non è sempre. C'è molto da Satana a mangiare il budino. Potrebbe forse chiarmi. Ma lo stai reccando? No, era Chuck. Aspetta, Chuck, Chuck, Chuck. Ha le candeline, non le ha? Azione! Bravo! Ho delle chiavi. Non puoi riprendere la cucina. Perché non posso? Non si può. Non si può. Dai, dai, dai. Non si può. Vai, tappo. Non ti faccio. Aspetta, stai qua un attimo. Dai, no, 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 spegni. Fredda, rimane fredda. Come minimo mi devi portare sul set. Dopo con il pane. Allora, aspetta. Dai, abbiamo appena finito di mangiare. Spegni con la camera. Ma il gelato va microfonato? Sì, mi faccio ha molte battute questa volta. Bello, il chilo va da contro al pan. Il gelato. Sì. Ci metti, c'è qualcuno? Io non ho capito un cazzo. No, il pan. Io sono dentro il gelato, diteli di ritruccarmi nel fuoco. Cosa vuol dire dentro il gelato? Vai dal costume a farti questo cazzo di pan che mangia il gelato. Lui è dentro il gelato. Che cazzo è? Ma che sei tu, Rick? Il pan è pronto? Sì, è pronto. L'avete truccato il pan? Vabbè, speriamo funzioni. Gli attori li ho scelti tramite diversi provini. Ho fatto... Non riesco a parlare, ti giuro, con l'idea che non so quello che stai riprendendo. Sto volando. Secondo me Ash, cioè me l'ha detto perché ha scelto me, perché ha scritto il personaggio su di me. Cioè è partito da questo personaggio e è riuscito a svilupparlo. E devo dire che in effetti a tratti è stato quasi angosciante, cioè scoprire così tante cose in comune con Sabik. Cioè è stato come se Viola fosse riuscita a leggere, a vedere delle parti di me che poi rileggere messe nero su bianco, insomma, mi hanno un po' dato questa sensazione. Ma non so, questa cosa del suo essere sempre alla ricerca di una spalla, di un qualcuno da aiutare e di essere completo solo con qualcuno che lavori con lui, nel senso da solo, che è un po' più fragile che non insieme a qualcun altro, insomma. Amico, è di bello! Siamo amici! Siamo amici, siamo tutti insieme! No, fai il palco! No, guarda c'è il tappo, aspetta. Ora tolgo il tappo, L'ho tolto. Sì. Oh. Oh. No. Io preferisco lui. Vengo qua per il cavolo. Dovrebbe essere difficile, non sono abbastanza da qualità.
già. No, perché dovrebbe essere 2.48 seconda. Noi ci siamo, eh? Dai, quello. Siamo? Ok. Allora, dobbiamo salire per l'altro. Fanno vedere. Perché mi allontano? Cioè, faccio per... No, non ti devi allontanare. Prima sei andato a poi ti giri e c'è lei. Perché cioè, girandomi faccio per capire. Mi sono trovato per far combaciare queste due cose, non sembrare né, cioè, né far trasparire troppo dalla recitazione, ok, quello che dovrebbe pensare lo spettatore, cioè Noah è un uomo, né a far capire troppo che era una marionetta. Che il risultato è che nel mio lavoro, più di quanto vorrebbe fare un attore, cioè ci sono io, cioè ci sono quella che sarebbe stata la mia curiosità, cioè ho cominciato a dire, erroneamente volendo, no, se io mi trovassi in un... per qualche ragione in questo laboratorio vedo questa cosa qui, vedo che non c'è più un marionettista, io volessi fare marionettista mi comporterei in questo modo. Non sto dicendo che io sono antipatico, per collegarmi a quella di prima, sto dicendo che il modo di parlare, il modo di porsi, magari la paura che c'è nel contrasto col personaggio di Alpha o la insomma la reazione che ha davanti al personaggio buffo di Beta, sono... le ho portate, la scrittura poi ha aiutato, non so se Viola essendo partita dal mio volto magari è stata influenzata dal mio atteggiamento, dal mio comportamento e quindi le battute di Noah seguono un modo simile a come mi sarei comportato io, però sì, c'è molto di me stesso. Perfetta, se la fai così è celebrativo, ok? Celebrativo, c'è Viola. Oggettivamente bello. Oggettivamente bello, anche oggettivamente simpatico. O il più bello di tutti. Ne abbiamo di parole molto ricorrenti, anche sensibilmente. Sensibilmente. Sensibilmente, sì, è una sensibilmente altra parola che descrive, sì, il corto e il set. Grazie. E ma è ancora a cavo? Io non avevo detto che lo sto difetto, adesso è rimasto. Tira giù un attimo. No, tira giù. Fondamentalmente la descrizione di Teta è che è una marionetta ossimorica, cioè desidera cose contrastanti. Quindi vorrebbe il mare, il sole, però non vuole il caldo. E quindi sì, vorrebbe comandare, fare la leader, però ha paura. E quindi, un po' come me, Viola ha avuto la capacità e anche la professionalità di farci fare molte prove insieme, e anche magari con dei personaggi del cortometraggio con cui io non recito mai, però diciamo, è proprio per, ci ha fatto interagire e quindi assolutamente sì, ho sperimentato cosa vuol dire avere a che fare con altri attori e anche con tutte le persone che poi lavorano sul set. E quindi sicuramente sono cresciuta, sì. Non sto io. Neanche io, quindi. Ok, allora tu guardi in su, io guardo in giù. Tu guardi in giù, ti guardi in giù, stai attenta a farmi vedere. Se siamo seri? Ok, sì. Se siamo seri possiamo iniziare. Dai, io mi sto divertendo tantissimo. Sono finiti i ciucchi. Ma chi è il pai? Dai che si scioglie il gelato. C'era delle occhiaie che... No, ha fatto il tipo col favore di Siro. Ragazzi, come si chiama? Gelato, cioè. Ragazzi, basta. Devo fargli credere che deve mettere il rossetto. Devo scegliere tra quei magnifici colori di rossetto, tra cui viola, fucsia, rosso. Bello. Perché l'occhio di Romettia, scusa? Era quello lì? No. Che cazzo. Sì. Sì. È tempo, Hello. Se no la chiamo. Ce l'hai dietro. Voi avete figli, non sei figli? Questo qua. No, io.
Anche la l'elettricista ci sta voi. Ma che tu ci sei? L'elettricista. Azione. Stop. Miki, hai perso un attimo alla fine, giusto? Un pochino. Sì, lo so, però nel dubbio non si sa mai. Sì, ma no, va bene, cioè così perfetta. Sono utile in questo momento. Quarto d'ora. Anzi, se ne guarda. Vuoi che Isotta o Veronica rimanga l'assistente operatrice di Fabio? No. Vota il 48822. Votate per il video. Devi dare tre motivi per essere votata. Allora ragazzi, prendiamo un attimo. Perché mangio tutte le sue brioche così gli impedisco di ingrassare. Poi se prendi i cracker mangio tutti i suoi cracker così gli impedisco di ingrassare. E se invece siamo in pausa pranzo e lui vuole il bis, lo prendo io per prima così gli impedisco di ingrassare. Cicciona! Forse Isotta ha bisogno di tre motivazioni. Io non ho bisogno di tre motivazioni, io ne ho una, sono la migliore e basta. Siamo riusciti a convincere una persona molto speciale a recitare la canzone. Sono io? Sì. Fermi. Partito. Tiriamo il respiro. Tu in particolar modo. Cioè, non... 3.3 prima. Tempo per me, arrivo subito. Tento. Sì, scusate, eccolo. Così, Fabio. Sì? Adesso concentrati solo a seguire mentre la porta in alto per bene. Poi stoppiamo e facciamo un rec con tu fisso sotto che arriva la cosa, va bene? Che umiliazione. Aperta che... Facciamo l'ultima. Dai, dottore. E la settimana. Partito. 6.3, settima. Quando eravamo sul set, come dicevi te, scherzavamo e ridevamo di questo mio addio alle scene e il canto del cigno, il mio canto del cigno in questo progetto. C'è una scena. C'è la scena appunto dopo che c'è il cambio, dopo che Noah si rende conto che sta succedendo, tutti gli altri sono stati spenti e c'è quel dialogo con Sabik, dialogo perché è la prima volta che Sabik apre bocca e che quella lì ha richiesto un attimo appunto di pensarci veramente a quella che quanta umanità dentro Noah poteva fargli provare queste emozioni all'interno di una marionetta per quanto possibile e che diciamo mi ha fatto fare uno studio, una preparazione sia tecnica che emozionale. L'unica scena, l'unica preparazione, l'unica scena che anche nei 4 giorni di riprese io ho aspettato, non dico con ansia però, che era l'unica scena nella quale io ho detto che okay, qua recito, qua, probabilmente è l'ultima volta che lo farò, non lo so, però sicuramente qua devo sfoderare la mia esperienza, veramente di più il lavoro fatto con Viola, qua è dove... Non so dirti se era una cosa tipo, visto che è probabile che sia l'ultimo corto che recito, questa scena qua è quella che mi farà essere giudicato di più, non so, quella che io ho sentito di più, ho sentito un pochino più di peso addosso, e lì sì, lì sia sul set che durante le prove ho ritirato fuori i 3 anni di scuola di recitazione, li ho vissuti anche forse una volta che Viola ha detto buona sull'inquadratura, il piano su di me, perché poi abbiamo dovuto fare il controcampo nel quale... più o meno io ho già sentito, ho finito, e c'è stato quel pizzico di nostalgia, come dire, beh, magari un altro Chuck me la sarei goduta. Stop, celebrativa, ok, andiamo avanti. Stop, è finito!
scusa! Penso che tra la regista e l'attore protagonista sia nato qualcosa. Io sono un attimo. Ok, adesso anch'io sono inquadrata in Plugero, un mio desiderio, perfetto. È l'ultima inquadratura. Aspetta, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Sì. Qui. Il futuro. Beh, per Matrioska adesso appunto lo sto mandando a più festival possibili. E stiamo ottenendo un po' di riscontri, qualcosa di positivo. In futuro, cioè, io mi ero detta che mi ero ripromessa, io di solito mantengo le promesse che faccio a me stessa, che avrei scritto il lungo, solo per il gusto di averlo lì. Poi magari, non lo so, fra 20 anni mi verrà voglia di girarlo e avrò le possibilità per farlo, oppure no, e rimarrà semplicemente una promessa mantenuta a me stessa. Invece per il resto sto facendo altri corti, che sono diversi da Matrioska, come ogni cosa, come ogni giro di giostra, come si dice, Matrioska ha qualcosa di diverso. Quindi la cosa che ha dato Matrioska, e di cui ringrazio in un certo senso, è che anche persone che poi hanno visto i miei lavori successivi, per quanto appunto diversi, con personaggi diversi, attori diversi che trattavano cose diverse, Matrioska è talmente tematico e talmente particolare che quando qualcuno vede un lavoro dice: è proprio da te. E io in realtà non ho una cosa da me, cioè faccio la regista da 3 mesi quasi, e però ha dato un'idea di quello che mi piace, generico, di quello che mi piace fare, dell'ambiente in cui mi muovo, e quindi ha dato un'idea del tipo di lavori che mi piacciono fare, tutto qua. Stop! Ero il punto di prima. Celebrativa, però. Bella, buona. Celebrativa. Buona! No, cioè in realtà, vabbè, si ha sempre un po' di paura, nel senso di sbagliare, di fallire, di lasciare indietro dei pezzi, di scendere, cioè dimenticarsi. Io quando ho finito Matrioska mi sono resa conto che avevo dimenticato un sacco di buone idee che mi erano venute nel corso del tempo, che poi erano diventate secondarie su Matrioska, quindi si ha sempre paura di dimenticarsi qualcosa di fondamentale in quello che si scrive. Però dall'altra parte non si vede l'ora, nel senso che più si fa, finché si muove, finché si progetta qualcosa, è un bene, no? Penso. Fammi un'altra domanda, ti prego, perché sennò non so cosa dire. Adesso mi sporcherò qua sul naso, perché mi sporco sempre qua sul naso quando bevo il caffè. Prego. Hai mai pensato di fare un'operazione di tutoraggio degli operatori backstage sul set? Un'operazione di? Tutoraggio degli operatori backstage sul set. Dopo questa intervista? Ah, per la loro salvaguardia? Sì. No. Ma non c'è un cazzo da fare. Che cazzo fa? Stai prestando troppo. Se lo metti. Ti prego, vattene. Hai rotto il cazzo tu, sai? Hai cagato la minchia. Levandoti dal dolce. Ah, ok.